Complimenti a Cantù che credo abbia meritato la partita per quello che ha espresso soprattutto nei 40 minuti. Noi abbiamo fatto una partita dove, complice oggettivamente anche l'assenza di Johnson, che chiaramente non siamo riusciti a sopperire, soprattutto con pochi giorni a disposizione per provare a trovare degli adeguamenti. Li avevamo trovati o pensavamo di averlo fatto, però sono onesto, in partita il suo atletismo, la sua fisicità, soprattutto contro una squadra come Cantù, l'abbiamo pagata. Poi va riconosciuto alla squadra che si è affidata al suo DNA, e quindi onestamente, anche se la partita sembrava chiaramente indirizzata verso Cantù, ha trovato la forza di rientrare in partita, però probabilmente abbiamo speso tante energie. Anche purtroppo i falli dei lunghi non ci hanno aiutato nella gestione della partita, che avremmo voluto gestire in maniera diversa anche a livello di minutaggi. E poi nel finale devo dire, quando Cantù ha trovato due o tre canestri da 3 punti, abbiamo fatto poi fatica a rimanere attaccati alla partita. Una partita dove i tiri liberi ci condizionano, dove la percentuale da 3 punti ci condiziona, però ripeto, dispiace sempre perdere, dispiace farlo in casa, però le circostanze credo rendono di poco, perché poi a me non piace perdere neanche a biliardo, questa sconfitta meno indolore, ecco.